consentito a parlarci, a parlare sì delle pubblicazioni, ma anche a parlare delle proprie ricerche a proposito delle città, delle grandi capitali del Medio. Io darei subito la parola a Renata Salvarani. Renata Salvarani è docente di storia del cristianesimo e di storia medievale all'Università Europea di Roma, che introduce questa nostra riunione con un intervento sul concetto della capitale. Grazie prima di tutto al dottor Steiner per avermi invitato qui a questa occasione e a Maurizio Calì, che rivedo molto, molto volentieri. Grazie a voi e ai nostri studenti dell'Università Europea e al collega Luigi Russo per essere qui questo pomeriggio, per questa chiacchierata che parte da uno spunto quanto mai interessante. Questi dossier sono delle sintesi affascinanti, direi, questo viaggio attraverso le capitali d'Europa. E il viaggio parte da un titolo che a un primo sguardo appare fuorviante, perché parlare di capitali per il Medioevo, mettendo a confronto quest'epoca con la definizione di capitale che si utilizza oggi, lascia un po' perplessi. Oggi, dall'età moderna in poi, per capitale si intende una città che ha assunto funzioni di carattere amministrativo, una concentrazione di funzioni pubbliche, funzioni amministrative, ed è un luogo di potere. In realtà poi, sfogliando e leggendo i testi, guardando queste bellissime immagini dei due dossier, ci si accorge che le capitali del Medioevo in realtà sono molto altro e ci si introduce all'interno di tutti i problemi che costellano quest'epoca e lo studio di quest'epoca. Quindi ci si trova di fronte alla domanda di sempre: quanti sono gli abitanti di una città? Quanti sono gli abitanti della Milano di Bonvesin della Riva? Roma era davvero così depopolata come ce la presentano alcune fonti oppure no? E così via. Le attività economiche si sviluppano davvero all'interno delle città a partire dall'XI secolo o succede qualcosa di più complesso, c'è un'interazione più complicata tra la città e il territorio circostante? In altre parole, esaminare il grande tema della città è un po' come utilizzare un filtro per leggere e per analizzare tutto quanto il Medioevo e la storia dell'Europa e la storia del Mediterraneo. Qui faccio a meno di ricordare, per il tipo di pubblico qualificato che c'è, le parole di Eugenio Garin, che identifica la storia stessa dell'Europa con la storia delle città. La dimensione urbana è la dimensione costitutiva dell'area del Mediterraneo e dell'area dell'Europa in particolare, e la civiltà di cui noi siamo figli ed eredi è essenzialmente una civiltà urbana. È lo stare insieme nel medesimo spazio, dentro il muro e la fossa che serra le persone, che facilita lo scambio, la circolazione delle idee, la protesta, l'arrivare alla mediazione, lo sperimentare soluzioni istituzionali, quelli che noi chiamiamo i progressi. E proprio intorno al tema della città si pone per noi uno dei problemi costanti della storia medievale, forse quello centrale della storiografia italiana, il rapporto tra continuità e discontinuità di insediamento. E i dossier di Medioevo lo affrontano con leggerezza ma con grande incisività, introducendo un discrimen e una distinzione, che è una distinzione d'area. Quindi il tema anche della continuità e discontinuità di insediamento, le città di origine romana, città di origine preromana e invece le nuove fondazioni propriamente medievali, pensiamo alle città episcopali o alle città carolinge, non va letto con un criterio solo, con un filtro solamente, ma ogni area ha la propria specificità e il Medioevo va declinato più che mai al plurale. Questo è soltanto un esempio, ma direi che i due dossier sono estremamente efficaci dal punto di vista della comunicazione, della divulgazione, ma anche dell'innesto di problemi nuovi rispetto alla definizione stessa di capitale come centro di potere. Il caso di Gerusalemme, che è un po' il sigillo di questi due dossier di Medioevo, ci fa capire come in realtà la definizione canonica o geografica di capitale sia molto limitante e limitativa per leggere il Medioevo. E
fosse proprio l'analisi del tema della città nel contesto medievale, ci costringe a utilizzare una definizione diversa e a leggere l'idea di capitale, l'idea di metropoli in un modo nuovo, un modo molto più ricco, che ha la sua radice proprio in questi mille anni che ci affascinano e ci continueranno ad appassionare anche per il futuro. Il relatore e il nostro collaboratore Federico Cannaccini, che è appena tornato dagli Stati Uniti, dove ha passato un anno quasi di insegnamento alla Catholic University di Washington. E vi presento, diciamo, in maniera trasversale un tema che ricorre effettivamente negli articoli, nei vari saggi dei due volumi, e di fatto, diciamo, non si può prescindere dalla storia ovviamente della religiosità, della Chiesa e anche, come tenterò di sviluppare, insomma, del monachesimo, parlando delle capitali e delle città più in generale, insomma, del Medioevo. Ecco, il ruolo della spiritualità. Prendendo come esempio proprio la città di Roma, nella fase, insomma, di tracollo dell'impero, ci fu anche, insomma, anche se nel saggio su Roma c'è proprio un piccolo saggio su frattura o continuità, se c'è stata un disastro, un tracollo anche della popolazione così forte, oppure se c'è stata una continuità fra i secoli del tardo antico, dell'alto medioevo. Però di fatto, diciamo, alcuni fuggirono dalla città, e chi fuggiva dalla città, chi fuggiva da Roma, non erano tanto coloro che si volevano salvare il corpo, visto che la città era ancora protetta dalle mura aureliane, quanto coloro che volevano salvare l'anima. Ho messo un'immagine suggestiva di un monaco che cammina isolato nel deserto per rendere l'idea. Queste persone, diciamo, parlando di città, parlo anche di che cosa un pochino c'era fuori dalla città, il deserto simbolico che in Oriente, nelle città orientali, trovò delle forme di vita estreme, come ad esempio San Simeone Stilita, delle forme estreme che, diciamo, volevano però portare queste persone ad avvicinarsi ad una vita non più materiale ma spirituale, avvicinarsi a Dio. Il legame con la città ad un certo punto si trova concreto, perché queste figure spirituali entrano dentro le città. Siamo nel XII-XIII secolo, con gli ordini mendicanti. Andrea Steiner ha detto, c'è anche la possibilità di presentare gli studi, mi sono divertito, visto che mi occupo di storia toscana, prendo un esempio di una capitale, tra moltissime virgolette, della civiltà comunale toscana. Arezzo era la capitale della diocesi più grande della Toscana, e questi insediamenti, non monastici ma a questo punto conventuali, vanno a colonizzare finalmente la città, portando la parola di Dio in una maniera non casuale, assolutamente. Agostiniani, domenicani, francescani vanno, servi di Maria, vanno a ripartire la città in maniera molto ben studiata, e una volta che si accaparrano i domenicani una zona, i francescani vanno immediatamente in un'altra, i serviti in un'altra, e gli agostiniani un'altra ancora. Diventa Roma a questo punto uno scrigno di mirabilia, di cose da ammirare. Diciamo, questo argomento è già presente nell'itinerario di Insider, ma, diciamo, percorre tutto il basso medioevo fino ad arrivare alla metà del 400, e per chiudere, così come erano 12 le porte celesti della Gerusalemme di Giovanni, così erano 12 simbolicamente le porte della città eterna, riprendendo l'antico tratto murario. All'interno dei dossier di Medioevo si trova, diciamo, questo argomento che ho tentato di tratteggiare molto molto rapidamente, nelle capitali, ma nelle città ovviamente del Medioevo. Non si può immaginare una città medievale senza contare questo aspetto di religiosità, di simbolo anche, che percorre, diciamo, tutta la storia millenaria delle città europee. Io vi ringrazio per l'attenzione, con la scusa faccio buona Pasqua, visto che l'argomento era attinente. Grazie. L'intervento che verrà svolto da Marco Di Branco. Marco Di Branco, collaboratore sia di Medioevo ma anche della rivista Arco, è uno storico dell'età bizantina, posso specificarlo così, ora ricercatore all'Istituto Storico Germanico,
e che se sei di parola mi hai promesso un intervento sulla città dal tardo antico fino alla città islamica. E così o ci hai ripensato? È esistita una città islamica? E questa è una domanda che si è posto per primo un grande sociologo e storico delle religioni, che sicuramente conoscete, tedesco, Max Weber, che all'inizio del XX secolo ha composto un libro che poi è stato pubblicato postumo, che è un libro sulla città. E in questo libro sulla città lui sosteneva che la città vera e propria, cioè la città occidentale, quella che noi conosciamo appunto come tale, è soltanto la città dell'Occidente, cioè la città islamica. C'è un saggio importante di un grande storico delle conquiste islamiche che si chiama Hugh Kennedy, che si intitola From Polis to Medina, cioè dalla polis, dalla città greca e anche romana in parte, alla Medina islamica, perché il nome di città in arabo, come sapete, è Medina. Cosa significa intanto questa parola? Medina poi è il nome che ha dato, per esempio, si è per estensione è stato applicato alla famosa Medina della penisola araba, dove il profeta Maometto ha istituito la sua comunità religiosa nel periodo naturalmente degli inizi dell'Islam, quindi la città per eccellenza. Medina, l'etimologia è interessante perché chiama in causa la religione e il diritto, cioè Medina è il luogo in cui si pratica il diritto e il luogo in cui si pratica la religione. Questa è l'etimologia della parola araba, Medina. Ma nello stesso tempo la città islamica è in pratica una risultante di un fenomeno storico che è la conquista da una parte, le grandi conquiste arabe, e dall'altra anche però naturalmente esistevano delle città nel periodo precedente le conquiste. Allora bisogna andare un attimo a riepilogare in maniera molto rapida qual è la forma urbana, quali sono le varie forme urbane in cui si esprime la città islamica. La prima forma è quella del, appunto, di queste città che esistevano prima della conquista, e le città più famose sono certamente Mecca e Medina. In realtà si tratta di città molto piccole, delle oasi spesso, perché siamo all'interno di un grande deserto che è quello dell'Arabia, della penisola araba, e nello stesso tempo delle grandi città commerciali, cioè non sono molto estese, però sono sedi di fiere, di luoghi di scambio commerciale. Poi abbiamo le città che non sono delle proprie città, ma sono degli accampamenti militari che vengono creati nei luoghi in cui i musulmani appunto giungono dopo la conquista. Prima di entrare nelle città vere e proprie, i musulmani infatti creano degli insediamenti, questi cosiddetti amsar, cioè campi fortificati. Da questi campi fortificati spesso si sviluppa una città, e il caso più importante è quello del Cairo. Sapete che il Cairo viene fondato nel X secolo, però la zona del Cairo è conquistata dai musulmani nel VII secolo. Tra il VII e il X secolo, quello che era originariamente un campo militare, che si chiamava Fustat, probabilmente dalla parola greca fossaton, si espande fino a diventare una vera e propria grande città, e poi dopo i Fatimidi nel X secolo la rifonderanno con il nome Al-Qaira, la trionfante. Grazie. La parola al nostro Federico Marazzi, professore di archeologia cristiana e medievale all'Università degli Studi Sorosola Benedicata di Napoli, che si aggancia al discorso di Marco, però ci parlerà della città nell'Alto Medioevo in Occidente. Allora, io sono un po', diciamo, clandestino, perché non ho partecipato al dossier, ma insomma ho letto gli articoli con molta attenzione, e penso che proprio sia
ben riuscito l'intento di dare un'idea dell'appunto multiformità dei modi in cui il fenomeno urbano si propone durante il periodo medievale, però effettivamente è da tenere in conto che il concetto stesso di Medioevo che noi utilizziamo è un concetto in definitiva artificioso, è un concetto che nessuno che fosse vissuto in quei secoli avrebbe saputo di essere, come dire, attribuito a se stesso, insomma, cioè i medievali non sapevano di esserlo, ecco, tanto per capirlo. Volendo cercare di fare qualche riflessione di carattere generale, a me vengono in mente due punti, come dire, che mi sono sbocciati, diciamo, dentro e hanno come dire, sviluppato nel corso di anni che ho dedicato allo studio della città, soprattutto in epoca tardo antica. Fondamentalmente il fatto che la città dell'alto medioevo e poi la sua prosecuzione, limitandoci all'Italia ovviamente, tanto per avere un campo più ristretto di riferimento, e quindi la sua prosecuzione poi nei secoli centrali e finali del medioevo, sono fondamentalmente il lungo cammino verso, come dire, la ricostituzione di una polarità di significato che l'insediamento urbano aveva conosciuto all'inizio dell'età classica, cioè la concorrenza tra le due forme di città, quella che nasce come una creazione di carattere palaziale fondamentalmente, che è la più antica se vogliamo, quella che nasce sotto gli auspici delle formazioni monarchiche che cominciano a sorgere nel Medio Oriente, ovviamente mesopotamico, ma anche nei territori anatolici ed egizi, e l'idea invece che la città, prima ancora di essere un luogo dove si agglomerano persone intorno ad un'autorità dominante, sia un sentimento, cioè l'idea di una appartenenza comune, di una condivisione di diritti che poi conduce eventualmente alla pietrificazione della sede nella quale si esercitano questi diritti. Quindi Napoli in questo senso è un laboratorio veramente unico, perché è una città antica, addirittura preromana, che ha tutte queste sue fattispecie al proprio interno, ce le ha, come dire, rappresentate in un arcobaleno di possibilità e una sfaccettatura di esperienze pressoché unica nel suo genere. Quindi, che dire, io sono ovviamente rimasto molto molto affascinato da questi due volumi, che sono molto belli perché sono proprio tutte le possibilità, tutti i colori, diciamo, dell'arcobaleno che le esperienze dell'urbanismo medievale ci presentano, e naturalmente sono quindi una guida ad una comprensione proprio del fatto che questo Medioevo, che è appunto un periodo fittizio come non pochi altri nella storia, però proprio perché è così, diciamo, artificiale la sua esistenza, si presta appunto ad essere studiato veramente sotto mille prospettive, tra di loro molto diversificate. Grazie. Intervento non parlerà tanto delle città quanto di due protagonisti di altrettante città, è Furio Cappelli, che per autore, il nostro autore di Medioevo non ha partecipato a queste monografie, ma è un nostro collaboratore assiduo, parla di Harun al-Rashid e di Carlo Magno, ovvero di Baghdad e Aquisgrana. Fa molto piacere essere presente in primo luogo in questa sede prestigiosa, e naturalmente è molto, mi fa molto piacere anche contribuire alla presentazione di un'iniziativa editoriale così originale come quella che viene appunto offerta all'attenzione del pubblico questa sera, e l'occasione mi è gradita anche perché questo percorso attraverso le capitali del Medioevo mi permette di ripercorrere dei percorsi personali che sono proprio tante volte intrecciati alle capitali del mondo euro-mediterraneo del Medioevo. E come diceva il dottor Steiner, due protagonisti nel dialogo tra Oriente e Occidente che rientrano proprio all'interno di questo discorso sono Carlo Magno e il califfo Harun al-Rashid, il califfo Abbaside, quindi della dinastia Abbaside, che aveva la propria capitale a Baghdad, morto, lo ricordiamo, nell'809, così per avere una piccolissima coordinata cronologica,
E la vicenda dell'amicizia, dei rapporti che intercorsero tra questi due sovrani, tra Carlomagno e il califfo di Baghdad, coinvolge Roma, Aquisgrana, Baghdad, Gerusalemme, che sono quattro delle capitali che sono appunto ricordate nei dossier che vengono presentati questa sera. E parto proprio da uno spunto di Alessandro Barbero, da dove parla di Aquisgrana, e ricorda l'elefante che era stato donato proprio dal califfo di Baghdad a Carlo Magno. Questo elefante che viene portato finalmente da Aquisgrana nell'802, scortato da un ebreo che aveva fatto da interprete agli ambasciatori di Carlo Magno che si erano recati a Baghdad, e il viaggio di andata verso Baghdad era iniziato nel 797. Nel frattempo questi ambasciatori erano morti. Isacco era l'unico superstite di questa missione e fu quello che ebbe l'onere e l'onore di scortare questo elefante alla corte di Aquisgrana. Un fatto questo già di per sé eccezionale, perché dobbiamo arrivare a una memoria relativa a un elefante donato allo stesso Giustiniano da un Rajà dell'India per avere nell'alto medioevo, a questa altezza cronologica, la memoria nel mondo euro-mediterraneo della presenza di questo eccezionale, fantastico animale. Secondo questa leggenda, Bahram di Persia, che era anche un grande cacciatore, con un solo colpo di freccia riuscì a uccidere un leone che aveva attaccato, che aveva sconfitto un onagro. Che, ricordiamolo, non era un animale qualsiasi, ma era un animale particolarmente vigoroso, tant'è vero che aveva dato il nome a una catapulta medievale, proprio per la potenza della sua muscolatura, soprattutto delle zampe posteriori, che erano in grado di far partire in aria come dei veri colpi, dei proiettili micidiali, anche dei grossi pezzi di pietra. E questa immagine è poi diventata non soltanto un'immagine poetica, ma un'immagine artistica, che si è ritrovata in stoffe ricamate di produzione siriaca, queste stesse stoffe ricamate che poi si trovano diffuse in tutta l'Europa carolingia, si trovano ad esempio a Milano, a Colonia, a Reims. Quindi in questo caso l'immagine regale di un importante, leggendario e al tempo stesso storico personaggio dell'Oriente che viene diffuso in Occidente, e questa volta l'Oriente è conosciuto, diffuso, apprezzato, visto nel mondo europeo, tanto per una ulteriore occasione, per una delle tantissime occasioni, come inesauribile dispensatore di meraviglie. Grazie. Alla professoressa Stasolla, se vuole dirci due parole in occasione anche della mostra che si è inaugurata qualche giorno fa ai mercati di Traiano, su una città assolutamente medievale, perché è di fondazione medievale, Leopoli Cencelli. Professoressa Stasolla. Buonasera Andrea Steiner e tutta la redazione di Archeo di Medioevo, che ci daranno lo spazio su questo, su entrambe le riviste dedicate a questa città, che ha comportato, lo studio della quale ha comportato problemi non da poco, e li accennava Federico Marazzi, no, poco fa, e cioè una fondazione alto medievale, quindi una fondazione con tutti i canoni, con tutti i canoni urbani, a cui corrisponde una realtà archeologica di fatto differente. Questo credo sia uno dei primi punti, no, fondamentali della città altomedievale, cioè che se la città è un'associazione di identità, e questo è stato rilevato più volte, le fonti stesse ce lo pongono, a cominciare da Isidoro di Siviglia, di fatto abbiamo una fatica di connotazione anche giuridica della città altomedievale, e questo in qualche modo ha un risvolto molto forte dal punto di vista archeologico. Il caso di Cencelle da questo punto di vista è stato esemplare, nel senso che questa nasce come una città, viene inaugurata con tutti i crismi, come dire, di consacrazione paraimperiali da parte di un papa come una città, non è quello che noi ci aspetteremo da una città. Sì, rispecchia ovviamente alcuni canoni, ha un grosso complesso episcopale, ha la viabilità principale che accede al complesso episcopale, ma se poi noi per esempio andiamo a guardare l'edilizia abitativa, scopriamo che è per esempio quello più in legno, no? Come dire, appartiene più ad un insediamento che definiremo di tipo castrense.
Allora, come dire, abbiamo una visione globale che è rappresentativa effettivamente di molte identità, di un'identità del potere, ma poi di una quotidianità di vita che è differente. E in qualche modo, nel caso per esempio del nostro centro, il fatto che anche in tutta la documentazione, come dire, scritta di tipo privato, il fatto che in realtà questo nome con cui è stata battezzata non compaia è un chiaro sintomo, come dire, di due livelli identitari molto diversi, di quello ufficiale e di quello poi comunque, come dire, di vita, no? Di quelli che teoricamente sarebbero dovuti essere cittadini di questa città, ma che si chiamavano con un altro nome perché evidentemente non si identificavano con questa, come dire, visione del potere. Credo che questo sia molto rappresentativo. Allora, voglio ricordare che la mostra sulle opere Cencelle è in corso ai mercati di Traiano e, come giustamente mi ricordava la professoressa Stasolla, noi pubblicheremo su Archeo prossimo un ampio articolo e poi in seguito anche su Torevo. Allora, io ora darò la parola conclusiva a Francesco Colotta. Francesco Colotta, collaboratore di Medioevo, ha curato queste due pubblicazioni con una certa fatica, come sempre, e ora senza farti o farci le lodi, dammi le conclusioni. Le due parti del dossier sulle capitali del Medioevo costituiscono un'opera davvero unica nel suo genere. Non esiste infatti uno studio dedicato all'argomento nella pubblicistica del settore, né in ambito cartaceo, né tantomeno in quello telematico. Si può trovare qualche accenno in merito su un classico della saggistica come le città del Medioevo di Firenze, o su un saggio meno conosciuto come le città europee del Medioevo di Giovanni Cherubini, ma sono accenni, niente più. Quindi si tratta di un'opera sicuramente originale ma anche molto ambiziosa, perché attraverso la storia delle capitali dell'età di mezzo si può ricostruire una serie di eventi significativi che hanno inciso in modo rilevante nella storia dei grandi regni del Medioevo, attraverso un procedimento, per prendere a prestito un'espressione filosofica, attraverso un procedimento di tipo nominalista, cioè dal particolare all'universale. E quindi ecco, non possiamo certamente relegare questo tipo di pubblicazione nella ristretta cerchia delle iniziative editoriali tipo guide storiche o itinerari di viaggio. C'è qualcosa di più, sicuramente molto di più. In conclusione, ecco, spero che perdonerete la presunzione per tutte queste citazioni di originalità, dico che vale la pena leggerlo, rileggere il dossier con attenzione, anche leggere gli articoli su città che si conoscono profondamente, perché è capitato anche a me. Se proverete poi a visitare queste città dopo aver letto lo speciale, potranno apparire anche leggermente diversi. Vi ringrazio per l'attenzione. Concludo qui.